momento in cui voi mettete qualcosa su internet non vi appartiene più, non lo potete controllare e qualsiasi cosa, bella o brutta, può fare il giro del mondo. Ricordatevelo sempre, ok? Allora vi salutiamo, diamo spazio. Aiutare i ragazzi dai pericoli che i social diciamo possono creare a chi giovanissimo spesso e volentieri si avvicina a loro senza averne la conoscenza giusta. Certo, oggi la nostra presenza qui è proprio quella di lanciare un messaggio ai giovani, un messaggio di attenzione sull'uso di questo strumento, che è uno strumento che ha una valenza veramente importante, soprattutto nel campo della ricerca scolastica. Oggi consigli che si rispondono sulla rete possono avere degli effetti determinanti, che si avvengono i fenomeni della pena corporativa, i fenomeni del cambiamento del codice penale, e quindi questo solo io non ce l'ho, lo confesso. Quindi tutti quanti abbiamo lo smartphone, e quindi voi con gli smartphone che cosa fate? Lanciate messaggi agli amici, entrate in gruppi, ci sono oggi anche WhatsApp, mi pare, si chiami così, qualcosa del genere. C'è anche, quindi, c'è soprattutto. Io sono fiero di non avere questi strumenti. Comunque, però con questo non voglio dire che voi non li dobbiate avere, ma dovete saperli usare bene, ragazzi, perché se voi usate la rete. Dovete, quando voi usate, perché poi che guardi i profili sono giovanissimi che le scrivono hai le gambe storte, hai questo, hai quella, le scrivono cattiverie, e trovo questo fenomeno veramente incredibile, allucinante. Cioè, se a me Alessia Marcuzzi non piace, io vado sulla foto di Hillary Clinton a guardarmi la sua foto, oppure passo avanti, commento un'altra cosa, ma evito di scriverle cattiverie di questo tipo. Parliamo di personaggi famosi, tanto quanto, insomma, sono forti, hanno le spalle larghe e possono proteggersi da questo tipo di attacchi. Quando questi attacchi vengono ricevuti poi da una ragazza della vostra età, il vostro coetaneo, e prima appunto questo che faceva l'esempio, che possono essere le orecchie a sventole, o a sventole può essere qualsiasi altro difetto fisico, e viene messo in evidenza, prof, che sono con voi a darvi una mano su questo. Bravi, grazie per essere qui. Capisco che anche sentire queste cose a volte può essere un po'... Io volevo ringraziare ancora una volta la Polizia di Stato per avermi scelto insieme a Pippo Velo per questa manifestazione così importante. Io oggi hanno... ho solo espresso il mio highlight, quindi le persone che dicono ma io mica l'ho toccato, mica ho fatto niente, ma che hanno riso su quell'episodio, che hanno invitato i loro compagni a scaricarsi il video e che hanno manifestato, no? Contribuito quindi a dare più forza anche al cosiddetto mondo o al branco, con tutti quegli like hanno generato un grande effetto di isolamento sulla vita. Quindi, a volte, anche non e a saperla bene utilizzare. Non è piacevole che la rete venga utilizzata per calunniare, per screditare, per dire quanto è brutto quel ragazzo o quella ragazza o le gambe storte. Questi ragazzi non va fatto, e allora bisogna insistere, continuare a insistere nelle scuole con un'educazione